ritroviamo con grande piacere e soprattutto con così, una soddisfazione presso il tempio della ristorazione italiana, dal Pescatore a Canneto sull'Oglio. Onestamente era una vita che volevo conoscere questo luogo. Grazie a Pier Antonio Ambrosi siamo riusciti oggi a essere qui ospiti con Alberto Santini, figlio di Nadia e Antonio Santini. Poi c'è il fratello Giovanni, chef, che lo sentiremo. Dal Pescatore, 3 stelle Michelin, e da allora sempre sulla breccia, sempre con le 3 stelle. Sì, buongiorno a tutti. È un piacere ricevervi oggi al Pescatore. Il ristorante è stato fondato dal mio bisnonno nel 1925, esattamente qui a Runate, nel cuore della pianura. E dal 1996 a 3 stelle Michelin, e siamo molto felici di questo riconoscimento straordinario. Io mi occupo della parte sala, e accoglienza e selezione vini. Selezione vini, 1000 etichette in cantina. 1000 etichette in cantina vuol dire una selezione internazionale. Li ha scelti direttamente lui girando il mondo. Esattamente, per me degustare un vino significa anche conoscere un territorio, immaginare i luoghi di produzione e interpretare il territorio dove questo vino viene realizzato. Durante il tempo libero mi piace molto conoscere i produttori, sia in Italia, sia in Europa, prevalentemente in Francia e anche in altre parti del mondo. Perché quando ci si siede al tavolo del ristorante si ha anche il piacere di sognare, di immaginare un qualcosa di molto lontano da noi. Onestamente sono rimasto scioccato quando sono arrivato, pensavo al ristorante 50-60 persone almeno. No, i posti sono 22 posti centellinati, possiamo dire, con una proposta eccezionale. Sì, noi abbiamo questo ristorante in mezzo alla campagna, dove la qualità del servizio viene identificata anche dallo spazio a disposizione per ogni ospite. E quindi per noi avere la privacy, avere la possibilità di gestire un tavolo con uno spazio importante intorno, è qualcosa a cui teniamo molto. Parliamo invece del ristorante. Del ristorante, come dicevi, è sorto con i nonni, papà e mamma, che sono qui presenti. La mamma è ancora in cucina, vero Nadia? Sì. Però mi ha detto papà Antonio, io non voglio apparire. Adesso lo spazio è dei giovani, la mia strada l'ho fatta, lo spazio è vostro. Una bella responsabilità. Assolutamente. E credo che sia importante portare il punto di vista della nostra generazione con le esigenze attuali e interpretare la professione in modo assolutamente contemporaneo. E noi siamo nati e cresciuti in ristorante, sia io che mio fratello, quindi abbiamo avuto l'opportunità di conoscere l'attività da quando eravamo piccoli, partecipando alle iniziative, quindi alle associazioni, la vita delle associazioni nel corso degli anni, e questo ci ha permesso di crescere giorno per giorno. È una grande responsabilità sicuramente, perché noi attraverso il nostro lavoro, attraverso la nostra professione, possiamo contribuire a dare un'immagine positiva del nostro paese. Alberto, ci ha accompagnato qui Pier Antonio dell'ex vecchia Lugana. Quando parlo della vecchia Lugana lui lo sa che mi arrabbio, di Pier Antonio. E quando sono entrato ho avuto la sensazione di entrare al vecchio Lugana, sai perché? Perché quando entravi al vecchio Lugana, subito all'ingresso c'era la mamma Alma, che riceveva i clienti, sempre seria, sorrisetto, quando facevo il sorrisetto era una cosa grande. Qui ho trovato invece tuo papà seduto all'ingresso, non proprio all'ingresso ma all'interno, e ho abbinato il vostro ristorante, voi siete, il papà e la mamma sono amici di Pier Antonio. Io ho dei ricordi bellissimi alla vecchia Lugana, abbiamo trascorso dei momenti straordinari sia in famiglia sia con colleghi ristoratori, e è un locale che porto sempre nel mio cuore. Ed ecco con noi Giovanni Santini, lo chef di cucina, lo chef, quello che porta le tradizioni di mamma Nadia. Complimenti per i piatti intanto, Giovanni. Grazie, molto gentili. In realtà noi siamo tutti sulla stessa barca. Abbiamo i remi, due remi per ognuno, ogni remo per mano, e remiamo tutti insieme. Non c'è uno che arriva e l'altro che parte. Quindi siamo una famiglia e tutti insieme contribuiamo al risultato finale. Insomma. Ecco, voi avete un grand menu interessantissimo, però nel vostro menu ci sono dei piatti, possiamo dire, antichi o di tradizione, che da sempre servite, ce li vuoi ricordare?
Sì, ci sono comunque dei piatti che seguono la storia della nostra famiglia. Chiaramente i tortelli di zucca, per quanto riguarda i primi, è l'emblema, quindi il piatto più tradizionale di quello che è la nostra terra, la nostra casa. Ma ci sono ancora l'anguilla in carpione per quanto riguarda gli antipasti, l'anguilla alla griglia per quanto riguarda i secondi. E poi ci sono dei piatti che, al di là di quello che è la nostra tradizione, parlo del territorio, fanno parte del DNA della nostra famiglia. In ogni caso, sia gli uni che gli altri seguono quel minimo comune denominatore, quel senso di appartenenza che ci lega a chi è partito, quindi ai nostri bisnonni. E chiaramente il mondo è cambiato, l'esperienza di ciascuna generazione ha portato dei cambiamenti, ma il senso, il gusto, l'idea di fondo di concretezza, di valore, di rispetto, di identità non è mai cambiata. Ecco, noi siamo qui oggi anche perché con Piero Antonio Ambrosi avete istituito questo premio all'Alma Mamma di Piero Antonio, e emblema del vecchio Lugana. Un ragazzo delle scuole che è stato scelto alla scuola alberghiera sarà qui, non quest'anno perché voi ormai siete al top del personale, l'anno prossimo con voi. Secondo lei questo ragazzo, io ho parlato con i vostri addetti di sala, cosa porterà nel cuore quando un giorno poi andrà via da voi? Allora, innanzitutto la possibilità è stata data da Pier Antonio con l'idea di questo premio in onore della mamma. Noi abbiamo accettato non di buon grado ancora di più questa opportunità di Pier Antonio per l'amicizia che ci lega e anche per il fatto che abbiamo percorso un pezzo di strada insieme. Parlo dei miei nonni, parlo dei miei genitori. E quindi abbiamo stima e affetto nei confronti di Piero Antonio, ma anche della casa che lui ha sempre rappresentato insieme alla mamma, quindi la vecchia Lugana. Allora, i ragazzi attraverso gli stage hanno una grandissima possibilità, ovvero di entrare nel mondo del lavoro. Chiaramente ogni stage può essere diverso, ma il mondo del lavoro per un ragazzo deve essere conosciuto. E dopodiché ha la possibilità di farsi vedere. Una casa come la nostra, ma come tutte le case dal punto di vista dei ristoranti, hanno estremo bisogno dei ragazzi che arrivano motivati, che possono contribuire al buon andamento giornaliero del ristorante, ma possono contribuire anche nel tempo, con esperienza, con delle idee, perché il mondo va avanti delle idee, soprattutto il mondo può cambiare attraverso i ragazzi. Ovviamente i ragazzi che vengono e poi vanno via con un fiore all'occhiello dal pescatore. Ci diceva prima Alberto che già nel momento in cui un ragazzo arriva da voi, dopo una settimana voi capite se è portato per questo lavoro, per questa professione, o se forse è meglio che cambi il lavoro, è vero? Allora, un elemento davvero importante sono le prime esperienze che i ragazzi fanno, perché le prime esperienze, quando il terreno è vergine, quando il seme può attecchire facilmente senza l'ostacolo di erbe infestanti, ecco, allora questo seme attecchisce e cresce in maniera florida. Questo vuol dire che un ragazzo, quando arriva ed è un libro aperto, quindi su cui si può scrivere, ecco, le prime esperienze scrivono delle basi molto solide. Se le prime esperienze sono di elevatissima qualità, e per me l'elevatissima qualità non è solamente l'aspetto tecnico, parlo anche dell'aspetto umano. Io onestamente non tollero quelle esperienze in cui i ragazzi arrivano in una casa, imparano ma prendono dei calci negli stinchi. Questi ragazzi non faranno altro che dare nei calci degli stinchi quando loro saranno nella condizione di dover insegnare, e così non si cresce e non si crea una società. La società si crea con il rigore, sì, con l'educazione, con il rispetto e con l'aiuto reciproco. Giovanni, una domanda familiare. Lavorare in cucina con mamma Nadia, perché mamma Nadia è ancora presente in cucina, è difficile perché lei ha la tradizione alle spalle. Ma in realtà noi abbiamo lavorato non solo con la mamma, ma anche con la nonna per un certo pezzo. Quindi avevamo tre generazioni che lavoravano insieme in cucina, ma poi dopo Alberto e papà fuori. Quindi comunque erano tre generazioni della nostra storia che hanno lavorato insieme. Chiaramente la famiglia è un ingranaggio meraviglioso, talvolta può essere anche infernale, nel senso che le realtà come le nostre non sono grandissime, quindi non è come potrebbe essere una grande azienda in cui uno si occupa del mercato internazionale, l'altro del mercato nazionale, quindi non ci si pesta i piedi a vicenda. Una famiglia è molto più coesa, quindi si può contare sull'aiuto dell'altro veramente in vicinanza,
ma si vive in stretto contatto tutto il giorno, quindi ci sono i pro e ci sono i contro. E quindi bisogna mediare, come nella vita, bisogna avere un approccio, diciamo così, sereno. Dal nostro punto di vista, un grande vantaggio è quello che vediamo fuori dalla finestra, che è la terra. La terra, quello che è il legame con il nostro, una piccola frazione, con gli abitanti, questo legame che ci rasserena, ci tranquillizza e ci tiene veramente con i piedi per terra. La cosa importante è mai montarsi la testa, perché c'è qualcosa di molto più importante di noi. E con Pier Antonio Ambrosi chiudiamo questo nostro servizio dal pescatore di Carneto. È stata una grande esperienza, Pier Antonio, ti ringrazio, ti ringraziamo per questa ospitalità, ma soprattutto per averci fatto conoscere un posto analogo al vecchio Lugano. L'ho detto prima, nell'ingresso a casa tua c'era mamma Alba, nell'ingresso qui a Pescatore c'era il papà Antonio, e che lega tutto a mamma Alma, questo premio che volete fare, questa borsa di studio. Esattamente. Tu sai anche da precedenti incontri che abbiamo avuto che Allegra ha avuto la grande idea di voler ricordare Allegra, tua figlia. La figlia, di voler ricordare la nonna con questa borsa di studio. Io sentivo il dovere di fare l'inizio di questa borsa di studio dal pescatore, da Antonio, Nadia, Giovanni e Alberto, perché sono delle persone eccezionali, hanno un ristorante che è nel mio cuore perché? Perché il primo ristorante che mia mamma ha fatto da pensionata, perché non poteva prima, è stato dal pescatore. E quindi io avevo questo obbligo che sentivo, un obbligo piacevole logicamente, perché tante cose mi legano ad Al Pescatore, che è il tempio della cucina italiana per tradizione e per tante cose belle che ci sono. Ricordiamo che dal Pescatore è stella Michelin, 3 stelle Michelin dal 1996, 3 stelle Michelin è un evento. Si calcoli appunto che sono 26 anni che Il Pescatore è 3 stelle Michelin, tu pensa, e poi soprattutto tutto quello che ha costruito Nadia, la fortuna di avere due figli che adesso hanno ereditato questa grande passione, che stanno portando avanti questa tradizione, che da 26 diventerà 52, perché sicuramente sarà così. E come abbiamo l'impegno di fare 100 ristoranti delle soste per il premio, per la borsa di studio Alma Ambrosi, uno all'anno, tra 52 anni, per festeggiare i 52 anni di stella 3 stelle Michelin dal Pescatore, saremo qua io, te e Luca a fare un cin cin con la famiglia Santini.